Nel cuore delle Alpi è sepolto un segreto che ha migliaia di anni. Circondata da montagne possenti, la gente del luogo ha imparato a estrarre dalla terra un tesoro prezioso, dando vita a un'affascinante civiltà nel centro dell'Europa. Il suo sviluppo si deve a un singolo magico ingrediente: il sale, estratto da un'estesa rete di tunnel sotto le montagne. Da questo minerale deriva una grande ricchezza e fa sì che nelle viscere della terra il tempo resti immutato. Queste miniere forniscono indizi agli archeologi sulla vita quotidiana di 3.000 anni fa. In queste miniere di 3.000 anni fa è tutto ben conservato. Nella valle vicino alle miniere si trova un gigantesco cimitero. È considerato uno dei più grandi al mondo. Abbiamo scoperto una tomba dopo l'altra. Più di 4.000 tombe rivelano tracce di bizzarri rituali e di un'arte antica. Gioielli, tessuti e cibi. I ricercatori hanno trovato di tutto, ma nessuna abitazione. Che cosa potrebbe significare? È qui che è nata la civiltà celtica? La civiltà di Hallstatt è precedente a quella celtica. Gli scienziati si servono della tecnologia e dei metodi moderni per analizzare gli antichi manufatti in modo da ricostruire il mondo preistorico dettagliatamente. Esaminano fenomeni misteriosi e inquietanti per comprendere ciò che si nasconde dietro i miti di Hallstatt e risolvere il mistero delle tombe celtiche. Qualche anno fa, gli archeologi trovano qualcosa di insolito in un altopiano sul lago di Hallstatt. Una scoperta inaspettata, nascosta sotto vari strati di scheletri e oggetti funebri. Una struttura in legno di circa 4 metri per 4. Situata così in profondità, la posizione suggerisce che possa avere più di 3.000 anni, ma il legno è perfettamente conservato. La struttura presenta caratteristiche particolari. Su un lato, le travi sono dentellate. Negli angoli si incrociano, come quelle delle prime abitazioni. Questa struttura è la parte di una casa dell'età del bronzo, situata forse in quell'insediamento che da tempo gli scienziati cercano ad Hallstatt. Nel corso di questa estate, gli archeologi sperano di risolvere il mistero. La squadra del Museo di Storia Naturale di Vienna, guidata da Anton Kern, sta decidendo dove concentrare gli scavi. Finora hanno scoperto solo delle sezioni, ma l'estensione del sito, il suo scopo e i metodi di costruzione rimangono un mistero. Gli scavi si possono effettuare solo d'estate, a causa del clima e della posizione del sito. Ogni anno, quando gli archeologi ritornano qui, non trovano quasi niente del lavoro effettuato. Anton Kern usa un decespugliatore per ripulire la zona. Una copertura protegge l'antico legno dal sole e dalla pioggia. Dato che l'area di scavo è in pendenza, si usano delle travi in legno per accedervi. Gli archeologi devono fare in modo di non calpestare il sito ed eseguono il loro lavoro dall'alto. Di solito gli scavi riprendono da dove li abbiamo lasciati. Spesso le nostre speranze e le aspettative cambiano costantemente, perché non sappiamo mai cosa potremo trovare. Gli archeologi non sanno se la misteriosa struttura in legno sia sopravvissuta all'inverno.
Una volta sistemata la protezione, si può iniziare a scavare. Hanno coperto il sito con mezzo metro di argilla per evitare potenziali danni durante l'inverno e ora devono rimuoverla a mano. Sul legno d'epoca preistorica c'è anche un telo di protezione. E alla fine viene alla luce l'antica struttura. Sembra uscita illesa dall'inverno. Si tratta delle fondamenta di un'abitazione? Era una vera e propria casa o aveva una funzione diversa? C'è un nesso con le tombe scoperte al di sopra di essa? Questa antica civiltà è nata in una delle regioni più pittoresche delle Alpi. La nebbia avvolge un lago verde smeraldo, il lago di Hallstatt. Sulle sue rive sorge una piccola città famosa in tutto il mondo. Ogni anno Hallstatt attira centinaia di migliaia di turisti, affascinati dalla posizione di questo centro urbano del XVII secolo, incastonato tra la montagna e il lago. Quando 7.000 anni fa i primi esseri umani si stabiliscono qui, era situata più in alto. Sopra l'attuale Hallstatt c'è un ripido sentiero che conduce in un'altra valle. Qui è dove si trovano gli ingressi delle miniere di sale. Col tempo, i coloni hanno creato un grande luogo di sepolture, con circa 4.000 tombe, all'ombra delle pendici orientali. Le tombe sono datate tra l'800 e il 400 avanti Cristo. I primi rappresentanti della civiltà celtica si erano stabiliti nell'Europa centrale durante il periodo dell'età del ferro. Il contenuto delle tombe ci dice molto sulla vita e sulle credenze di questa società, diventata famosa come la cultura di Hallstatt. La maggior parte delle tombe è ancora da esplorare. Siamo al centro del cimitero di Hallstatt. Come potete vedere, si notano delle piccole rientranze. Queste contenevano dei feretri o forse delle tombe con coperture in legno. Una volta marcite, le tombe sono crollate. Da qui possiamo immaginare quanto fosse esteso questo cimitero. Sarebbe impossibile scavare tutte le 4.000 tombe. Gli archeologi si concentrano su aree particolarmente promettenti. A volte fanno scoperte inaspettate, come la struttura preistorica in legno. Dopo aver ripulito il sito, gli esperti si tuffano a capofitto nel passato e lo analizzano centimetro dopo centimetro. Non è possibile camminare sullo scavo per non danneggiare i reperti. Lì vicino, una parte del pendio è franata ed è venuta alla luce un'altra tomba. Queste scoperte accidentali avvengono spesso ad Hallstatt, data l'alta concentrazione di luoghi di sepoltura. La tomba contiene parti di uno scheletro e un oggetto in ceramica quasi completamente intatto. Le ossa vengono delicatamente rimosse per poterle esaminare nel dettaglio. Prima di tutto vengono pulite con cura e conservate. Questi resti rivelano molti indizi sullo stile di vita di migliaia di anni fa. Gli antropologi esaminano le ossa provenienti da quel sito nel Museo di Storia Naturale di Vienna. Abbiamo questo osso dell'avambraccio di una donna. Sarebbe stato approssimativamente qui. Si tratta del radio. Il muscolo bicipite si trova sopra il radio ed è collegato in questo punto. Se si confrontano queste due ossa,
si può vedere che su una il muscolo non si è modificato molto, nell'altro è diverso. Si vedono chiaramente delle creste e delle rientranze. Indicano che in questo caso il muscolo è stato usato parecchio. Qui invece abbiamo le ossa della parte superiore del braccio di un uomo. Se le mettiamo a paragone, possiamo notare che ci sono le stesse creste e rientranze. La nostra interpretazione è che ad Hallstatt lavoravano sia uomini che donne. La condizione delle ossa suggerisce che le donne svolgessero compiti che comportavano il sollevamento o la trazione, mentre gli uomini erano impegnati in attività che prevedevano martellamenti. Nella maggior parte dei siti archeologici, una scoperta come questa sarebbe il punto d'arrivo, mentre ad Hallstatt i ritrovamenti di ossa umane preistoriche sono solo all'inizio. La scoperta delle miniere di sale sotterranee fornisce molte informazioni sul lavoro e sugli strumenti usati dagli abitanti. Per archeologi come Hans Reschreiter, questa è una gigantesca capsula del tempo. In origine, questa era una galleria lunga più di 50 metri, larga 25 e in questo punto alta più di 10 metri. Ad Hallstatt, dei minatori eccezionali hanno fatto sì che si sviluppasse una fiorente industria mineraria durante l'era preistorica. Hanno scavato dei cunicoli nelle montagne e creato gigantesche caverne a mano. È l'eredità dei minatori preistorici. Oltre il 99% di questi resti è costituito da ceri bruciati. Quando un cero si esauriva, ne accendevano uno nuovo e buttavano il vecchio. Ma tra i ceri e gli altri resti abbiamo trovato anche alcuni attrezzi. Questo, per esempio, è il manico di un piccone. Significa che un minatore lo ha rotto più di 3.000 anni fa ed è rimasto qui dove noi l'abbiamo ritrovato. Le grandi caverne sono piene di oggetti del genere. In migliaia di anni, il peso della montagna ha reso più strette le entrate. Gli archeologi scavano nuovi tunnel nelle macerie sotto di essa. La tecnologia li guida nel farlo. La tomografia a resistività elettrica determina la densità del materiale sotterraneo e indica esattamente dove inizia la roccia solida e dove finiscono i detriti sciolti. Procederei da lì. Credo sia l'ideale. In questo caso, sciolti è solo un termine relativo. La pressione della montagna ha compattato le macerie lasciate dai minatori, rendendole dure come la roccia. È necessario un martello pneumatico. Nella maggior parte dei casi, gli archeologi trovano solo ossa e materiali inorganici, come pietra, ceramica, metallo o vetro. Il resto si decompone rapidamente. Questo ci fornisce poche notizie sulla vita delle prime civiltà. Per migliaia di anni, il 90% dei materiali utilizzati dall'uomo è costituito da sostanze organiche come legno, pelle e tessuti. Ma ad Hallstatt, questi materiali si sono conservati perfettamente. Gran parte di quanto trovato durante gli scavi è costituito dai ceri, che si utilizzavano per illuminare l'interno delle miniere. I ceri non sono di grande interesse archeologico, ci sono reperti molto più affascinanti. Tra gli oggetti trovati sotto le macerie preistoriche c'è anche una parte di un piccone. Come lo hanno costruito questi minatori?
Per ottenere un manico è necessario tagliare un albero di faggio. Dal faggio si ricava il manico grezzo e da questo si può ricavare il manico finito. Gli esperimenti degli archeologi ricreano ogni singolo passaggio, dal taglio del faggio alla finitura, usando solo gli attrezzi disponibili 3.000 anni fa. Ricreare il piccone è solo il primo passo. Ora i ricercatori devono capire come utilizzarlo e se è adatto a estrarre il sale. Ci siamo. Arrivano a qualche scoperta interessante. Credo sia meglio tenere il polso fermo. Sì. Mi sembra che così sia più efficace. Usando la picca, il segreto è trovare il movimento giusto e il ritmo oscillante. È meno faticoso di quanto possa sembrare. In effetti, sembra divertente. Sì, molto bene. Il piccone è decisamente efficace per staccare il sale dalla roccia. È uno strumento ben realizzato e in qualche modo geniale. Quest'estate il tempo è buono per gli archeologi. La tenda sopra il sito dà ombra sufficiente a proteggere il legno così antico e delicato. Passo dopo passo scoprono nuove sezioni del telaio, che rivelano giunti ben conservati e abilmente costruiti. La struttura è più grande di quanto ipotizzato dagli archeologi e su un lato appare una sorta di muro. Forse la costruzione si estendeva ulteriormente. È la prima casa trovata ad Hallstatt dopo decenni di esplorazione? In un'altra sezione del sito, gli archeologi rimuovono con cura un oggetto di ceramica. Sembra completo, ma è frantumato in centinaia di pezzi. I frammenti vengono puliti e restaurati nei laboratori del Museo di Storia Naturale di Vienna. È tempo di rimettere insieme i tasselli di questo puzzle. Dopo ore di lavoro piuttosto complicato, il reperto inizia a riprendere la sua forma originale. È un vaso da cibo e bevande per il viaggio nell'aldilà del defunto. Tutte le tombe scavate ad Hallstatt contengono oggetti funerari, a indicare che si trattava di una società fiorente. Alcuni di questi oggetti sono particolarmente preziosi. Abbiamo trovato alcune tombe molto ricche, appartenenti a un'elite. E anche un gran numero di tombe della classe media. I materiali e le lavorazioni mostrano sia la ricchezza degli abitanti, sia il fatto che la civiltà di Hallstatt era collegata al resto d'Europa. L'ambra arriva dai paesi baltici, il vetro dalla penisola italica e l'oro dall'Europa orientale. Il sale delle loro miniere è molto richiesto in tutto il continente. Gli scavi di Hallstatt rivelano che la popolazione si dedicava anche al commercio di altri beni. Tra gli oggetti di uso quotidiano come corde, strumenti o guanti, gli archeologi hanno scoperto utensili da cucina e alcuni rifiuti organici che risalgono a 3.000 anni fa. Abbiamo trovato centinaia di escrementi di minatori che ci forniscono informazioni su quello che mangiavano. E oggi possiamo dimostrare che dall'età del bronzo, dal 1500 avanti Cristo fino al periodo celtico, mangiavano sempre la stessa cosa, cioè una specie di stufato di miglio, fagioli, orzo e carne. Per più di 1.000 anni i minatori preistorici hanno mangiato sempre lo stesso piatto. I campioni di feci di 3.000 anni fa
sono così ben conservati che è possibile risalire agli ingredienti usati per lo stufato. Nel Dipartimento Zoologico del Museo di Storia Naturale, i ricercatori esaminano ogni singolo strato delle feci umane preistoriche. L'analisi fornisce ulteriori informazioni sulla vita dei coloni di Hallstatt migliaia di anni fa. Il microscopio mostra i resti di parassiti e germi. Alcuni vermi, ad esempio, indicano che la carne che mangiavano era quella di maiale. Questa scoperta potrebbe spiegare un altro mistero. Strane strutture quadrate di legno sono state trovate sepolte nella terra in diversi punti. Qui dagli scavi sono emersi non solo attrezzi e altri oggetti, ma anche qualcos'altro. Grandi quantità di ossa di maiale. È chiaro che qui ne sono stati macellati migliaia. Dalla quantità di ossa si deduce che non servivano solo a sfamare la popolazione locale, il che suggerisce una sorta di lavorazione industriale della carne. Questa scoperta porta a una sola spiegazione logica. Le strutture venivano usate per la stagionatura. Quindi Hallstatt non esporta solo sale puro, ma anche una versione preistorica del prosciutto crudo. Anche la struttura recentemente scoperta serviva per la lavorazione della carne? In tal caso avrebbe potuto contenere migliaia di ossa di maiale. C'è una certa somiglianza con le altre vasche di stagionatura scoperte in tutta la valle. Non ci sono tuttavia né ossa né pezzi di ceramica, quindi non possiamo definirne esattamente la destinazione d'uso. La domanda è sempre la stessa. Che cos'è? Gli archeologi trovano qualcosa di inaspettato. Cavità tra i tronchi. Sembra che ci sia un'altra struttura all'interno di quella principale. È come una scatola dentro un'altra scatola. E sembra sia in ottime condizioni. Gli scienziati sono curiosi di scoprire quanti strati ci sono. Non c'è alternativa. Qualcuno deve esaminarne l'interno. Ispezionare una cavità di 3.000 anni può essere un po' snervante. Il legno è in buone condizioni. C'è uno strato superiore e poi ce n'è un altro. C'è qualcosa intrappolato qui dentro. Qualcosa di soffice. Qualcosa di soffice? Servono ulteriori esami per determinare cosa sia quel qualcosa di soffice, ma prima bisogna lavare via l'argilla che lo protegge. Un'ampia varietà di materiali organici può sopravvivere per migliaia di anni in campioni simili. Insetti, pollini e semi appaiono perfettamente conservati grazie all'argilla. Raccontano molto della vita di Hallstatt nell'età del bronzo. Quello che è stato trovato nella cavità della struttura, che risulta perfettamente conservato, è muschio. Persino il colore è quello del muschio vivo. La sua posizione nella cavità del tronco suggerisce che potrebbe essere stato usato come isolante. È chiaro che era lì per proteggere l'edificio dall'umidità o dal freddo. È possibile che gli archeologi abbiano finalmente trovato la prima traccia di insediamento umano dopo averlo cercato per così tanto tempo? La questione degli insediamenti di Hallstatt è un mistero che cerchiamo di risolvere da secoli.
Abbiamo trovato il luogo di sepoltura, abbiamo trovato i manufatti nelle miniere. Ma dov'è che vivevano? La roccia calcarea delle Alpi che circondano Hallstatt si erode facilmente e i detriti scendono lungo la montagna. Senza dubbio, gli insediamenti preistorici hanno fatto i conti con frane catastrofiche. Sappiamo che il terreno è stato modificato dalle frane più volte, causando danni significativi alle strutture superficiali, come gli insediamenti abitativi, a volte distruggendoli completamente. Gli archeologi usano altri metodi per saperne di più sul passato. I campioni prelevati dalle paludi indicano quando gli esseri umani si sono stabiliti nella regione e quanto hanno scavato nelle miniere. Le paludi sono importanti archivi ambientali perché hanno conservato molte informazioni, soprattutto con il polline che veniva trasportato nella palude ogni anno in primavera. La scarsità d'ossigeno, tipica delle paludi, ha conservato il polline. Perciò i paleontologi possono analizzarlo e quindi risalire al tipo di vegetazione. Ci siamo. Ok. Qui va bene. Per accedere a queste importanti informazioni, gli archeologi devono perforare il punto più profondo. In questo modo possono fare un viaggio nel passato. Le sonde da valanga scavano in profondità nella palude. Va bene. Credo che possa bastare. Basta. Gli scienziati possono servirsi di questi campioni per ricostruire la storia della regione di Hallstatt dal 7000 a.C. I primi strati sono costituiti d'argilla. Poi ci sono depositi più scuri. Sono fatti di ceneri o particelle di carbone. È la prova del riscaldamento, della cottura o della lavorazione dei metalli, il che fa pensare a un insediamento umano. Viene analizzato anche il polline contenuto nei campioni. Gli scienziati cercano cambiamenti nella composizione del polline. Prima dell'insediamento umano, l'unico polline arrivava dalle foreste. Una riduzione di questo tipo di polline è il segno evidente di un disboscamento. La maggiore concentrazione di polline da erba indica la presenza di allevamenti e coltivazioni. È stato come leggere un libro. Analizzare il polline e identificare le piante mi dava l'idea di uno di quei libri per bambini dove saltano fuori le figure. È davvero una bella sensazione scoprire quale fosse la vegetazione e anche quale sia stato l'impatto dell'uomo su di essa. I risultati delle analisi del campione mostrano chiaramente l'epoca e l'estensione dell'insediamento umano nella valle di Hallstatt. La prima scoperta davvero interessante è che già nell'età del rame ci sono state persone che influenzavano l'ambiente, incidendo su di esso. Vediamo che c'erano delle piccole radure e anche tracce di allevamenti vicino alla palude. Ma cosa ha spinto le persone a vivere qui? I depositi di sale sono comuni a tutta la regione. Essi localizzano facilmente, poiché l'area circostante è priva di vegetazione. Hanno sempre attratto uomini e animali. Una volta scoperto da dove arrivava il sale, hanno iniziato a scavare. Le prime testimonianze di un insediamento risalgono al 5000 a.C. Quando si arriva al 1500 a.C. si nota un impatto davvero forte, con un picco nel 1330 a.C. Quindi in circa 200 anni si è verificato un impatto significativo sulla superficie forestale con l'abbattimento degli alberi. Ci sono tracce dell'insediamento. Possiamo anche vedere che il carbone aumenta sempre di più nei sedimenti. E questo è collegato all'attività umana, alle persone, che bruciano la legna per la luce, per il calore, per cucinare, ma anche per lavorare il metallo. La regione deve aver ospitato un gran numero di persone tra il 1500 a.C., durante l'età del bronzo, e l'epoca dei Romani.
Ma quando è stata eretta la struttura in legno appena scoperta? I manufatti di Hallstatt risalgono a due periodi distinti. Il primo tra il 1500 e il 1200 a.C. e il secondo tra l'800 e il 400 a.C. C'è un buco temporale di 400 anni. Ogni dettaglio viene registrato prima di rimuovere i pezzi per esaminarli. È un'opportunità che capita una volta nella vita. Ogni scavo archeologico è un'esperienza irripetibile perché può verificarsi una sola volta, credo sia piuttosto ovvio. In pratica si tenta di estrarre i reperti distruggendoli in modo controllato. Questa distruzione controllata deve essere documentata nel modo più completo e preciso possibile. Vengono prelevati campioni di legno per determinarne il tipo e l'età. Il campione non deve asciugarsi, perché questo lo danneggerebbe. Il legno viene tenuto alcuni giorni sotto un getto d'acqua dolce per rimuovere il sale. Si rimuovono centinaia di chili di terra e argilla. È una tecnica innovativa. L'argilla viene analizzata per scoprire quando la struttura sia stata sepolta e quanto tempo ci sia voluto. È possibile determinare anche la datazione delle travi. I ricercatori tagliano sottili strati di legno per datarlo. Un campione della sezione più spessa di una trave gli consente di risalire alla datazione esatta della struttura. Molti degli oggetti rinvenuti sono conservati nel seminterrato del Museo di Storia Naturale. Migliaia di reperti si trovano qui, tra cui molti pezzi di tessuto in perfetto stato. Scoprire una così vasta gamma di oggetti realizzati con materie prime organiche è un colpo di fortuna che si verifica raramente. I tessuti, in particolare, sono uno spaccato perfetto della vita quotidiana e danno indicazioni sulle competenze tecniche delle persone e sulla struttura della società. Quando pensiamo agli abiti o ai tessuti usati nella preistoria, immaginiamo subito capi dai colori grigi e spenti. Immaginiamo stracci, tessuti squallidi, ruvidi, marroni o grigi. Ma non è proprio così. Una nostra recente ricerca ha dimostrato che la civiltà di Hallstatt nella preistoria, durante l'età del ferro, era ricca di colori. Amavano indossare abiti colorati, fatti di tessuti ben lavorati e con bei motivi decorativi. E per questo dovremmo rivedere la nostra idea di uomini preistorici. Guarda che disegno! È davvero bello, non te lo aspetteresti. L'esame al microscopio dimostra che le fibre sono state tinte e permette di risalire all'animale o alla pianta da cui furono ricavate. Si pensa a tessuti banali e invece sono meravigliosi. Alcune lavorazioni ci risultano molto familiari. Guarda, fantastico. L'alternanza di 5 fili chiari con 5 fili scuri produce un classico motivo pied de poule. Questo modello di 3.000 anni fa è usato ancora oggi. Nella cultura di Hallstatt, il design tessile più importante è il motivo a scacchi. Abbiamo fantasie dozzinali, ma anche raffinati motivi pied de poule. E siamo abbastanza sicuri che questo tipo di lavorazione provenga proprio dall'Europa centrale. Dobbiamo catalogarlo. Incredibilmente, i colori dei tessuti scoperti ad Hallstatt sono ancora in ottime condizioni. È un evento raro in archeologia. Ad Hallstatt, l'elevata concentrazione di sale ha conservato i colori a tal punto che è possibile determinare come siano stati tinti i tessuti. Per produrre il motivo pied de poule, i fili sono stati prima colorati e poi intessuti.
Invece, in un altro campione, è evidente che è stato prima tessuto e poi tinto. All'Università di Arti Applicate di Vienna, gli esperti tentano di ricreare i metodi usati per produrre i tessuti preistorici. Tingere i tessuti era un lavoro complicato nell'era preistorica e per raggiungere l'obiettivo desiderato servivano molti tentativi. Uno dei colori più difficili da realizzare è il blu. Sebbene questa tinta si possa ricavare dai minerali, non è adatta per i tessuti. E forse non ci aspetteremmo che solo una pianta è in grado di tingere i tessuti di blu. Il guado è una pianta dai fiori gialli, ma le sue foglie contengono una sostanza che diventa blu intenso a contatto con l'ossigeno. Invece, per la tinta rossa, gli abitanti di Hallstatt usavano le cocciniglie. Questi insetti non esistevano in quella zona e se li procuravano con scambi a lunga distanza. Con un microscopio elettronico, gli scienziati determinano da quale animale provengano le fibre preistoriche. Non solo, riescono anche a determinare quale razza di pecora, capra o cavallo è stata usata per produrle. Particolari fondamentali di questa civiltà. Se pensiamo alla produzione tessile, quanto tempo ci vuole per realizzare un tessuto? È davvero lungo il processo di lavorazione necessario. Ad esempio, se vogliamo creare un tessuto che misuri da 1 a 2 metri, da usare come mantello o per un altro tipo di indumento, avremo bisogno di circa 10 chilometri di filato. E per produrne così tanto ci vogliono 3 mesi. È chiaro che la civiltà di Hallstatt ha elaborato un sistema efficace e funzionale che porta grande ricchezza agli abitanti. Nonostante le condizioni non ottimali, l'aspettativa di vita è piuttosto elevata. Si sa di più su questa cultura che su qualsiasi altra cultura preceltica. Si eseguono scavi senza interruzione nel sito cimiteriale dal XIX secolo. Già allora le tombe sono state documentate dettagliatamente usando gli strumenti disponibili all'epoca, gli acquarelli, che hanno rivelato qualcosa di inusuale. Molte tombe contengono solo una parte dei morti. Alcune contengono oggetti funebri, altre sono quasi vuote. Una delle caratteristiche di questo sito è particolarmente misteriosa. Spesso non ci sono gli scheletri nelle tombe, ma degli oggetti ben più preziosi. Una tomba piuttosto insolita si trova sopra la struttura di tronchi scoperta recentemente. Qui gli archeologi hanno trovato i resti carbonizzati di uno scheletro e uno strano recipiente con una maniglia particolare. La tomba della mucca e del vitello è forse una delle tombe più importanti che abbiamo scoperto ad Hallstatt. Il manico ha la forma di una mucca con il suo vitellino. L'oggetto è la prova di una grande abilità artistica e per questo è considerata così preziosa. La mucca sta allattando il suo vitello. Potrebbe essere stato un simbolo di fertilità. La tomba della mucca e del vitello conteneva i resti di una donna. Quindi credo che fosse il luogo di sepoltura di una sacerdotessa o di uno sciamano o di una guaritrice. Nella cultura di Hallstatt, la cremazione simboleggia un alto status sociale. I ricercatori tentano di ricreare il procedimento. I maiali hanno dimensioni e peso che si avvicinano a quello degli uomini. La carcassa indossa abiti dell'epoca e gioielli per ricostruire le condizioni di una cremazione preistorica. Stendilo bene. Così, molto bene. Sperano di capire come bruciassero i cadaveri e quale fosse l'entità del danno provocato dal fuoco agli oggetti nella tomba.
La cremazione era senza dubbio un rito funerario costoso, per il quale si utilizzava molto legno pregiato. Inoltre, le cremazioni potevano essere il punto di partenza di altri rituali, dato che il processo durava quasi un'intera giornata. Dopo diverse ore, non rimangono che cenere e piccoli pezzi d'osso carbonizzato. Sono resti molto simili a quelli trovati dagli archeologi nella tomba accanto al recipiente con la mucca e il vitello. A pochi passi da lì fanno una scoperta ancora più strana. I resti di un artiglio d'orso accanto a uno scheletro maschile. Gli archeologi avevano già trovato uno scheletro maschile sopra questo. Entrambi erano sepolti vicino alla tomba della presunta sacerdotessa. Esaminano i resti al Museo di Storia Naturale. Entrambi gli scheletri hanno denti piuttosto sani. Quindi si trattava di uomini forti e uno dei due era molto alto. Per gli standard del tempo era considerato un gigante. L'articolazione del ginocchio è molto più grande di quella dell'uomo medio del periodo di Hallstatt. Il luogo dove sono stati ritrovati, vicini alla sacerdotessa, fa pensare che avessero notevoli capacità fisiche, ma anche una funzione ben precisa. Nonostante un esame approfondito, gli antropologi non sono in grado di trovare alcuna traccia per dimostrare che questi uomini lavorassero nelle miniere. I tipici segni di usura sono del tutto assenti. Una scoperta inaspettata potrebbe chiarire questo mistero. Entrambi gli scheletri mostrano la stessa usura nell'articolazione del braccio destro. Abbiamo riscontrato sui due scheletri una lesione dell'articolazione del gomito all'interno dell'ulna superiore, in genere causata da un'estensione eccessiva e ripetuta dell'articolazione. Oggi riscontriamo questi segni nei lanciatori del baseball, proprio come negli scheletri delle tombe 97 e 99. La cosa interessante è che sono stati trovati nella stessa tomba e che entrambi hanno una lesione nello stesso punto. I due uomini hanno lanciato degli oggetti specifici, probabilmente delle lance, per buona parte della loro vita. Forse si tratta di guerrieri, o forse di guardie personali. Dato che queste due tombe sono nelle immediate vicinanze di quella della sacerdotessa, pensiamo che ci sia una connessione. Forse erano lì come una specie di guardie del corpo. Se le donne hanno uno status così elevato nella comunità, com'è strutturato il resto della società? Hallstatt è forse la culla della cultura celtica che si sarebbe poi diffusa in tutta Europa? Spesso ci viene domandato se gli antichi abitanti di Hallstatt fossero celti, ma è difficile rispondere. In realtà non esisteva un popolo celtico. C'era tuttavia una cultura di ispirazione celtica in alcune usanze, più evidente in oggetti, armi e gioielli di fattura particolare. Tra i reperti rinvenuti ad Hallstatt ci sono i primi esempi di questo stile. In un certo senso, la cultura di Hallstatt precorre la cultura dei Celti. Questa struttura scoperta di recente è forse una parte della camera funeraria di una sacerdotessa celtica o è di un periodo precedente? All'Università Austriaca delle Risorse Naturali e delle Scienze della Vita si cerca una risposta
nei campioni prelevati dalla struttura. La dendrocronologia determina l'età del legno dagli anelli di crescita. Hanno larghezze diverse a seconda delle condizioni ambientali del periodo. Le larghezze e la loro successione sono elementi unici utilizzati per datare il legno con precisione. Per determinare l'età approssimativa del legno, si confronta il numero di isotopi di carbonio 14 presenti nel campione con quelli relativi al periodo storico. Otteniamo la datazione a radiocarbonio dai campioni prelevati dalla costruzione. Approssimativamente siamo nel 1175 avanti Cristo. Naturalmente ci riserviamo un margine di circa 50 anni. Quindi la struttura di legno è di circa 500 anni più antica della tomba della sacerdotessa e molto più antica di altri reperti rinvenuti in questo sito. È il primo oggetto di queste dimensioni, datato tra il 1300 e il 900 avanti Cristo, ad essere stato trovato ad Hallstatt. È una delle prime prove relativa a un insediamento umano in quel periodo. Ora ne hanno la certezza. Ma qual è lo scopo di questa struttura di 3000 anni? Possiamo pensare che questa struttura abbia a che fare con il tetto. Crediamo che abbiano posizionato dei pali di legno in queste tacche per formare una sorta di tetto a forma di capanna o magari di piramide. Ma questa non è altro che una congettura. È solo una possibilità. La partizione appena scoperta suggerisce anche nuove possibilità. La struttura potrebbe essere più grande di quanto inizialmente ipotizzato. È possibile che il muro fosse il divisorio centrale e che questa sezione si ripetesse dall'altra parte. Quindi l'intera struttura potrebbe essere lunga più di 10 metri. Una struttura di queste dimensioni, di un'epoca di cui si sa ben poco. Gli archeologi si rendono conto di essere a un passo da una svolta significativa. Indipendentemente dalle teorie o dai modelli proposti, questa è senza dubbio una scoperta unica, per il numero di stanze e per la loro disposizione. È difficile immaginare che un edificio così grande sia l'unico esistente. Fa parte del perduto insediamento di Hallstatt? A prescindere dalla funzione, questa scoperta colma una lacuna nella cronologia della civiltà di Hallstatt e l'analisi dei preziosi campioni lo conferma. Da questo periodo dell'età del bronzo, dal 1300 avanti Cristo, fino al V secolo dopo Cristo all'incirca, non sembra esserci una grande differenza nell'impatto che gli uomini hanno avuto sull'ambiente. Sebbene nella storia ci siano state fasi caratterizzate dall'attività mineraria e fasi senza tale attività, l'impatto umano sull'ambiente è rimasto costante nel tempo. Queste recenti scoperte forniscono importanti contributi per comprendere una cultura preistorica davvero unica, che ha decisamente influito sull'Europa per quasi 1000 anni. Ma c'è ancora tanto da imparare. Sono ancora molti i segreti che rimangono nascosti sotto i prati e le foreste che circondano il lago di Hallstatt.